468 evasori totali nei primi 5 mesi del 2015, praticamente 100 al mese. 703 le persone denunciate per frode fiscale. Un bilancio pesantissimo che delinea una lotta all'evasione e alla corruzione serrata e a tutto campo da parte della Guardia di Finanza del Veneto. Nel giorno del 241esimo anniversario della fondazione del Corpo, oggi le celebrazioni presso la sede di via San Fidenzio a Padova. Dai controlli più complessi verso le società di più ampie dimensioni, anche controlli a imprenditori più piccoli, testimonianza di un'attività costante sul territorio. Secondo me altrettanto significativi però sono i dati sulla spesa pubblica, 10 milioni di euro di danni erariali segnalati alla Corte dei Conti in alcune indagini complesse, di recente anche uscite sulla stampa, ad esempio il centro di foniatria. La casa di cura della Sacra Famiglia avrebbe percepito rimborsi illegittimi per 7 milioni di euro e solo pochi giorni fa la chiusura delle indagini a cura del PM Baccaglini ha rinviato a giudizio il direttore sanitario e il presidente del consiglio di amministrazione. Ma gli occhi dei militari si sono concentrati anche sui pesci piccoli. Sempre nei 5 mesi sono stati 66 i furbetti dei ticket sanitari.